Sono successe un sacco di cose in questo periodo che non ci siamo visti, in realtà no, ci sono stato, ma non ho parlato di politica. Abbiamo visto un Salvini con gli occhialetti da intellettuale, tutto con la giacchetta pulita, oddio felpe. Interessante, no? Abbiamo visto l'improvvisazione di questo governo di Conte, e adesso ne parliamo perché stanno succedendo delle dinamiche particolari che chi segue la politica deve riconoscere, deve sapere, e ne parliamo. E sono successe in realtà anche tante altre cose. Nei sondaggi, i media mainstream, no? Quelli che ci dicono che il coronavirus non è nato nei laboratori di Wuhan, no, no, i pipistrelli, sì. Ci raccontano che Salvini è in discesa, è picchiata, ce lo raccontano i sondaggi. Affrontiamo un attimo con serietà queste tematiche. Chi segue la newsletter Poltrona Politica, che è stata interrotta per qualche settimana, ma domenica riuscirà, sa che ogni volta che esce la newsletter noi facciamo un'analisi dei numeri dei sondaggi perché servono a capire le situazioni, cosa comporta salite nei sondaggi, cosa comporta discese nei sondaggi. Quindi noi le analizziamo dentro la newsletter e diciamo ok. La Lega questa settimana nell'ultimo monitoraggio è scesa. Cosa può essere successo che l'ha fatta scendere? Quest'altro partito è salito. Cosa può essere successo? E andiamo alla ricerca di quello che è accaduto, che può aver condizionato un po' il consenso. Consenso su cui si devono misurare tantissimi individui nella politica italiana. Una cosa che forse è passata un pochino in sordina è che noi voteremo. Per molte regioni il cui voto era previsto tra poco, in realtà voteremo a novembre, proprio nello stesso periodo in cui voteremo, non noi, voteranno gli americani per il loro presidente, Joe Biden versus Trump. Attendiamo con ansia i loro dibattiti, attendiamo con ansia di sapere quali saranno le loro parole chiave. E riguardo a questo, io ho notato una cosa, quindi ve lo annuncio qui. Ho notato che a voi vi piace moltissimo quando io vi faccio un collegamento tra le questioni reali, serie della politica e vi indirizzo verso un contenuto che io durante la settimana ho visto, ho letto per formarmi. Io mi formo così, leggendo libri, guardando serie TV, documentari e penso che siccome poi mi ritrovo nelle live dove scrivete, ho visto quella cosa che avevi detto, fighissimo, fighissimo, fighissimo. Facciamo così. Tentiamo ogni 15 giorni, tenterò io ogni 15 giorni, ogni 20 giorni, sono, c'è un'allergia che gira, di dirvi su cosa mi sono formato nei giorni che sono passati tra un episodio e l'altro. A proposito dei dibattiti americani, ad esempio, maledetta allergia, mamma mia. A proposito dei dibattiti americani, vi invito a guardarvi un bellissimo documentario, si chiama MIT, parla della campagna, delle due campagne che ha affrontato Mitt Romney per le primarie, la prima volta del Partito Repubblicano senza vincerle, e 4 anni dopo vincendo le primarie del Partito Repubblicano e poi affrontando per la corsa alla presidenza Barack Obama. Mamma mia, quanti spunti di comunicazione. Come si capisce chi ha vinto o non ha vinto un dibattito? È molto, molto, molto interessante. Guardatevelo, perché ora che arriveranno i dibattiti presidenziali, un'occhiata gliela daremo. Noi raccontiamo la politica italiana qui su questo canale, ma è ovvio che la politica italiana si trova all'interno di più grandi contesti politici, quello europeo, quello americano, quello geopolitico globale, quindi noi per forza di cose dobbiamo tenerci un pochino legati anche alle cose che non riguardano la nostra stretta attualità. E a proposito di stretta attualità, io vi faccio presente un aspetto, proprio tornando sul passaggio dei sondaggi elettorali. In questo momento tutti stanno notando che di settimana in settimana, ma veramente chi segue la newsletter lo sa, se volete iscrivervi alla newsletter è gratis,
trovate qui sotto la descrizione. È vero che noi stiamo sondando e assistendo a una discesa lenta, che sembra anche inesorabile, della Lega di Matteo Salvini. Io vi invito a una riflessione, dovete stare molto attenti. La riflessione è questa qui. Gli errori che ha commesso Salvini li abbiamo analizzati abbondantemente. Questo video è dentro una playlist, potete recuperare i video, potete recuperare le newsletter. Sono iniziati dal papete bitch per poi concentrare molto dell'hype nelle due campagne regionali, Emilia-Romagna e Calabria, sull'Emilia-Romagna dove era molto difficile per Salvini vincere. Due questioni che l'hanno indebolito molto e continua a essere indebolito il frontman Salvini dal successo mediatico di Zaia. Quindi stiamo attenti a questa dinamica interna, non l'approfondiamo in questo video, ma io voglio dirvi una cosa. Attenti a dire che la fine di Salvini o la discesa della Lega è inesorabile. A livello di comunicazione politica, di comportamenti sociali di fronte a questioni politiche, come analizza un bellissimo articolo di YouTrend, noi dobbiamo capire che quando ci sono dei momenti di crisi, di forte difficoltà, può essere la guerra, può essere come ad esempio questa pandemia, c'è un effetto che, tradotto dall'inglese che non saprei mai pronunciare, all'italiano si traduce in avvolgersi attorno alla bandiera. Che cosa succede quindi? Che quando ci sono dei momenti di difficoltà, il paese si stringe intorno a chi guida il paese in quel momento, quindi nel nostro caso è Conte, nelle altre nazioni chi guida il paese, e i movimenti e partiti populisti tendono a perdere consenso. Perché perdono consenso? Un po' perché ovviamente aumenta, c'è un passaggio, una fluidità del voto verso chi sta gestendo l'emergenza. E quindi c'è una diminuzione naturale. E poi anche perché generalmente i partiti populisti vincono perché hanno un nemico. Un nemico che noi lo abbiamo conosciuto bene, quando sono stati i nemici di Salvini, sono stati gli immigrati, sono stati un sacco insomma, di strumenti di propaganda. In questo momento anche l'attacco all'Europa, seppur l'Europa non è simpatica alla maggior parte delle persone, non funzionano. Però, se è vero che questo comporta in questo periodo un flop lento, ma che sembra veramente costante nei sondaggi della Lega, di Salvini, è, secondo me, da tenere molto d'occhio il fatto che generalmente dopo questi periodi in cui le persone si stringono attorno alla bandiera e quindi aumenta anche un senso identitario come nazione, come popolo, quando questo momento di gestione dell'emergenza, del rischio finisce, succede che si passa poi alla gestione delle macerie, della ricostruzione, della fase 2, della fase 3, cioè quando Conte, da gestire l'emergenza, dovrà gestire la crisi economica, tutto quello che sta accadendo, lì di nuovo Salvini avrà un nemico fortissimo da attaccare e potrà giocare su tantissimo disagio sociale perché il suo messaggio di odio, il suo storytelling di popolano tra i popolari inizierà a funzionare forse anche più forte di prima. Quindi la gestione dell'immagine di Conte è molto 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 importante in questo periodo. E non è importante però solo la comunicazione in questi frangenti, è molto importante anche l'azione. È su questo che io questa volta mi voglio soffermare perché vi sto per dire una cosa veramente, veramente importante. Prima di dirvela però, vi ricordo che questa sera io sarò sul canale Twitch di Gianluigi Ballarani. Come al solito io metto l'avviso su Instagram e sul mio canale Telegram che trovate qui sotto nella descrizione. Ci sono tanti altri link, compreso quello per la newsletter, appunto. Ma di recente ho aperto un gruppo Telegram che si chiama Il Canile di Delly Mellove,
dove potete entrare, ma non è un gruppo di discussione. È un gruppo dove poi voi potete mandare dei vocali quando io sono in live. Per esempio, ieri sera da Xivions, che abbiamo ripercorso alcune tappe di YouTube Italia, alcuni utenti del canile dell'Imello mi hanno inviato dei vocali che abbiamo fatto sentire in diretta. Sono state domande molto interessanti. Complimenti ragazzi, siete stati veramente top. Questa sera chiederò a Gianluigi di fare lo stesso. È comunque venerdì, domani alle 18 darò qualche schiaffetto al culetto di Mister Massi 81, che ne ha rifatto un'altra delle sue. Ma questo ve lo annuncio domani verso l'ora di pranzo, che ci sarà la diretta per ricordarvelo. Però vi dico subito che attaccherò il suo video ridicolo, 20 cose che non abbiamo capito della pandemia del coronavirus, una stupidaggine del genere. Ed è proprio su questo però che si basa l'ultima parte di questo video, e cioè su come gestiranno la parte economica, l'emergenza. Ora, io trovo ridicolo quello che sta succedendo all'interno delle forze di maggioranza che sostengono il governo. Non so se in questi giorni avete sentito il question time, avete sentito le dichiarazioni di speranza. Cioè, c'è una parte grossa della maggioranza di governo che vuole fare assistenzialismo. Estendere il reddito di cittadinanza, aumentarlo, bonus qua, bonus di là. C'è una persona lucida, sola, in tutto questo, lo è stato all'inizio della pandemia, è l'unico che veramente ha detto le cose giuste sempre. È inutile che mi diciate no, Renzi, no, Renzi, è Renzi, che si è preoccupato dall'inizio di dire le cose con calma. Ha sbagliato forse, sapendo com'è facile travisare le sue parole, tutti contro di lui sono, su quella battuta sui morti che vorrebbero che riaprissimo, è stato infelice. Questo non vuol dire che quello che ha detto fosse sbagliato, ma soprattutto è l'unico che lotta per fare una politica di rilancio economica dedicata al finanziamento delle attività produttive e non dell'assistenzialismo. Ora, sarà molto interessante vedere, perché ancora non ce ne stiamo accorgendo, come le persone valuteranno quello che verrà fuori da questo dibattito. Questo sarà un punto cruciale. Renzi, secondo me, ha capito che non ci può essere una nuova partita per lui. E penso che debba osservare i dati della realtà, quelli che fanno vedere che il suo partito non riesce a sfondare una certa soglia. Trovo molto 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 più interessante invece il pensiero di Calenda, che è stato esposto all'interno della bellissima intervista che gli hanno fatto i ragazzi del Pub del Lunedì Sera, un canale YouTube che sta intervistando molto bene, tra l'altro, grandi personaggi della politica, dell'informazione. Andatevi a scrivere al canale del Pub del Lunedì Sera. Io ho rubato a loro un'intervista a Carlo Calenda, che ho messo sul podcast Spotify, andatevelo a sentire. E credo che Calenda abbia colto il fatto che una forza politica deve saper attendere, aspettare che cresca, come avere la pazienza, come ho sempre detto, virtù di Salvini fino a un certo punto, perché se tu sai aspettare il tuo momento, cresci sopra una certa soglia, poi arriva l'effetto bandwagon effect, l'effetto carro del vincitore, dove la gente dice: ah cavolo, nei sondaggi questo sta al 5%, non mi sembra più che io stia votando inutilmente. Vedremo che cosa succederà proprio a questi partiti minori, che tra parentesi è ridicolo che non si riescono a mettere insieme. Io ho votato per l'ultima volta nella mia vita alle europee, ma se vi ricordo il video ero consapevole di star buttando voto più Europa. Non lo farò ovviamente mai più. E comunque ne dovremo parlare assolutamente in modo più approfondito, perché sto preparando due grandi video. Il primo è un video, vorrei farlo il più completo possibile, sul DPCM, anche se so che se lo vedranno veramente 25-26 persone. È una diretta, due dirette su Twitch, una dove deallizzerò Boldrin. Boh, ma proprio sarà una deallizzazione totale tombale alle stupidaggini dette da Boldrin riguardo Matteo Renzi, ha chiamato Mattarella mediocre, cioè, ma proprio se viviamo in un altro mondo, no?
Ha chiamato Renzi nullità dopo che gli aveva offerto di guidare il suo partito, che ha ricevuto più meme che voti. Vabbè, ne parleremo. Come ne parleremo, Salvatore Santangelo sta per tornare. Io vi consiglio di recuperarvi i video che ho fatto con Salvatore. Saranno qui a fine video. Sono molto interessanti, delle bellissime discussioni su politica geopolitica. Di un'oretta, 40 minuti, quando avete tempo recuperatevela, recuperatevele. Sono anche sul podcast in realtà, se le volete sentire mentre fate qualcos'altro di Spotify, dovrebbe essere sempre sotto la descrizione. E vorrei portare in diretta su Twitch un buon Salvatore Sant'Angelo, quindi tenetevi veramente in allerta, iscrivetevi al mio Twitch, fate adesso un semplice segui, non si paga niente, tranquilli. Attivate, non lo so, le notifiche di questo canale. Io comunque ripeto che avviso delle dirette, veramente sono sempre presente in diretta in questi giorni di semi-lockdown. Avviso sempre su Instagram e magari attivatevi le notifiche delle storie, non lo so, o andate su Telegram, che veramente io non so che altro fare. E sapete perché ve lo ribadisco? Perché mi succede spessissimo, soprattutto quel matto di Daniele Picchio, cagnaccio di vecchia data, che dice sempre: non mi è arrivata la notifica, non mi io non so, non, ragazzi, non è colpa mia, quindi non capisco come uno si possa lamentare che non ho avvisato della mia presenza da qualche parte, ma non è solo Daniele Picchio, quando io l'ho messo più o meno su tutto. Certo, pubblico molto poco su Facebook, perché lì, diciamo, lo tengo un po' in stand-by in questo periodo, però gli strumenti per essere avvisati ci sono. Comunque sia, io vi saluto. E vedetevi assolutamente Meet e fatemi sapere se vi può interessare questa rubrica ogni 15 giorni, cosa ho imparato, cosa ho scoperto, cosa ho letto, visto, una cosa del genere. Se non vi interessa, scrivete puppete, tanto nessuno arriva fino al 17 minuti.